42. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Robby Toys. Ho latitato un po' a causa estate, perché in questa mansarda non ci si sta proprio dal caldo terrificante. Ci ho provato un paio di volte, ma era più il tempo che sudavo che quello che respiravo, quindi ho deciso di interrompere un pelo ed eccomi appunto tornato qui per una nuovissima puntata, appunto, dove parlerò di questi due fantastici droni. Millennium Falcon sono due oggetti decisamente carini e interessanti, è uno spasso totale vederli volare, è un po' più complicato farli volare, soprattutto per me che sono completamente noob per quello che riguarda questi oggetti volanti. Però insomma andiamo un po' nel dettaglio, così vediamo di raccontarveli un pochino. Allora, innanzitutto sono oggetti vecchi, nel senso che hanno un anno, sono usciti nel 2015 per la presentazione di The Force Awakens. Se vi ricordate The Force Friday dello scorso anno, questo era in un video famosissimo della Lucasfilm che presentava in diretta tutti gli oggetti. Parliamo di queste due versioni appunto: I'm Thinking Toy, la versione più grande da 35 cm, e A-Rogs, la versione più piccola. Questo oggetto un anno fa costava 150 euro, quello da 35 centimetri. Mi sembrava un po' eccessivo come prezzo, secondo me è tuttora eccessivo per il tipo di oggetto che tenete in mano, mentre adesso i prezzi sono scesi, lo si trova sui 100 euro spedito, quindi è un po' più interessante, secondo me è ancora un po' altino per il tipo di oggetto, ma però per 100 euro ci poteva stare. Mentre per la versione delle A-Rogs si trova tranquillamente su Amazon e su altri canali dai 120-150, si trova anche in dollari sui 90-97 dollari, però considerate la spedizione, la dogana, alla fine rischiate di pagarlo quanto questo. Ok, vediamo un attimo le differenze. Questo è stato il primo che ho comprato, il primo che ho usato, e nonostante sia newbo, in effetti ho notato che era un po' più stabile, cioè sentivo un po' di più il controllo per quello che riguardava questo, soprattutto per una funzione fondamentale che ha questo oggetto. Il telecomando, infatti, un po' vedendolo ad occhio ho detto: cavolo, sicuramente quello dei A-Rogs sarà più guidabile, sarà più figo, perché il telecomando è più figo, perché l'oggetto mi sembra decisamente curato. Per certi versi è più curato, mentre quando ho visto questo telecomando mi è venuto in mente i giochini di quando eravamo piccoli, le macchinine, quelle da 30 euro, questo telecomando molto cinesato, e quindi non gli ho dato molto valore. In realtà, utilizzandolo, mi sono accorto che ha questi 6 tasti, cosa che l'A-Rogs non ha, per bilanciare il difetto del drone. Io lo chiamo così, non so quale sia il termine tecnico. In pratica, voi quando lo accendete per la prima volta o nell'usarlo, nel cadere, insomma, sbatterlo di qua e di là, logicamente si tara in maniera sbagliata, quindi voi lo mandate su e il drone va un po' a destra, un po' a sinistra, va un po' dove cazzo gli pare. Con questi tasti potrete bilanciare il difetto, quindi se tende ad andare sulla destra spingerete un pochino il tasto sulla sinistra e viceversa e via dicendo. Quindi è una cosa molto interessante, soprattutto per quelli che non sanno fare come me, come il sottoscritto. Ottimo. Altra funzione veramente eccezionale che fa la differenza sulla decisione di cosa comprare o non comprare è questo fantomaticissimo tastino, che è il Flips and Spins, che da romagnolo nominare questa cosa è complicatissimo. E cosa fa questo Flip and Spins? Ve lo mostro qui, come potete vedere sulla mia destra. Questo è quello che fa il Flip and Spins. In pratica lo spingete e fa questa roba, cioè fa una giravolta su se stesso, ed è una roba fighissima, perché se non lo dite alle sfittinze che vi stanno guardando, siete lì, no? Fate finta di fare una mega combo, spingete il pulsantino e fate questa manovra super super fast, super super esperta, e quindi le sfittinze diranno: oh minchia, se spacchi! E invece è un tastino che fa tutto da solo, quindi ottima cosa, rende il giocattolo più completo e forse ha un valore aggiunto per il prezzo. Cosa molto, ma molto, ma molto, ma molto problematica, che un po' mi ha fatto storcere il naso, un po' troppo mi ha fatto storcere il naso, è che, come potete vedere davanti, allora, innanzitutto vi faccio vedere il dettaglio del polistirolo, si vede benissimo il pattern dei palline di polistirolo. Come potete vedere però davanti è perfettamente scolpito, ha tutti i suoi dettagli, le cannoniere, i cavi, le botole, eccetera, eccetera. Sotto, ahimè, arriva il pacco, ok? Lo vedete scarno, praticamente è come se fosse lo stampo stilizzatissimo, non ha niente del Millennium Falcon, è giusto così per comodità. Immagino sia dovuto al peso, hanno dovuto fare una scelta nel fare un drone abbastanza grande, dovevano togliere peso e hanno rinunciato alla accuratezza inferiore, chiamiamola così. Però ragazzi, il fatto che sia 35 cm ha il suo perché. Cosa che mi ha fatto un po' incazzare è che noi quando guidiamo il drone lo guardiamo dal basso, quindi alla fine vediamo la sagoma, ma sotto il dettaglio non c'è. Forse, dico forse, è una fandonia, ma avrei preferito farlo sotto, ma vabbè, qui lo dico e qui lo nego.
Detto questo, passiamo alla versione piccola, A-Rogs. Ecco, questa c'ha un sacco di figure in più, però è molto più complicato da guidare. Io appena l'ho acceso, ha cominciato a prendere quota, andava totalmente per i fatti suoi, e a differenza di questo io non avevo nessun tipo di tastino, quindi dovevo compensare con le dita. Io con queste cazzo di dita non riesco mai a fare un cavolo. Considerate che io, arrivato alla PlayStation 1, ho mollato perché non riuscivo a utilizzare i joypad della PlayStation 2. Vabbè, detto questo, è un problema mio, non è un problema vostro. Fatto sta che la differenza, nonostante sia un newbo, l'ho vista palesemente tra i due modelli. Però questo è un sacco di figherie estetiche, cioè scolpito di sopra, come potete vedere il pattern del polistirolo si vede anche qui, in alcuni punti si vede parecchio, e scolpito di sotto, quindi questo qui è un po' più serio. Inoltre è dotato di luci anteriori e soprattutto la fighissima luce posteriore dello scarico, che rende Millennium Falcon appunto Millennium Falcon. Mentre lo spengo, lo rimetto a posto. Entrambi hanno l'overboost, ovvero il viaggio nell'iperspazio, giochiamolo così, se la giocano in questo modo. Questo ha un tastino nel joypad sulla destra, mentre questo qui ce l'ha superiore, esattamente ce l'ha qui, lo si comanda, high speed e low speed, però è la stessa cosa, forse è un po' comodo nella versione della A-Rogs. In più quello della A-Rogs ha il volume, ha l'audio, quindi potete giocare con quest'altro tasto, questa è l'ipervelocità e questo è il volume, mentre lo pilotate potete spingere e fa i suoni del Millennium Falcon da questa cassa, quindi gracchiano di brutto, e dopo 5 minuti potete mettere in muto e evitare questa cosa perché è abbastanza fastidiosa. Dimentico qualcosa? Non credo di dimenticare niente. Come dicevo, sicuramente se dovessi consigliarvi a livello estetico, probabilmente il Millennium Falcon versione A-Rogs è più piccolino, ma le luci vincono su tutto, è un po' più complicato da guidare, sempre per la mia versione newba da pilota, tenderei a consigliare questa. Sotto è tristissima perché non ha nessun tipo di dettaglio, mentre è un po' più manovrabile e soprattutto c'è questa cosa del flips and spins che spacca tutto. Perfetto, speriamo vi sia piaciuto, spero di convincervi ad acquistarne uno, più che altro per giocare, comunque è un gioco, non è niente di professionale. Mi raccomando, condividete, sharate il più possibile, Lega Nerd, Robinani, vuttano Robinani, e ci vediamo alla prossima. Vuttano sotto tutti io.